Se noi vogliamo ogni giorno un pezzo per volta, un gradino per volta, possiamo farla qualcosa. Possiamo farla qualcosa. E allora se una collettività cambia, cambia, si può cambiare. Si può cambiare. No? E se non possono cambiare i singoli, la società può cambiare. Ma noi siamo restati gli ultimi, in questo lembo di terra che io adoro. Perché qua ci sono cresciuto, perché qua ci sono le persone a cui voglio più bene. Figuriamoci, con Mario ne parliamo ogni volta che possiamo. Ma questo lembo di terra è rimasto l'ultimo lembo di terra, non dell'Italia, dell'Europa. Dell'Europa. Vogliamo iniziare a volerci bene per dire, ma scusate. Per fare un pezzo di strada dall'aeroporto qua, chiamiamolo aeroporto, qua ci ho messo 2 ore e 20. Se non ci mettevi 2 ore e mezzo perché era lì per la sala. Non c'è un rispettando le regole. No, rispettando le regole. Perché le regole dicono che bisognava un sacco di tratti e 50 all'ora. Ma voglio dire, ma perché dobbiamo, cioè, che ci mancano? Le capacità, le intelligenze. E che diritto ha questa gente, perché la colpa è loro se qua non viene nessuno a investire manco un centesimo, non ci inventiamo storie dall'altro mondo. Qua la gente, i grandi imprenditori non vengono ad investire semplicemente perché è un territorio fastidioso e gli imprenditori non vogliono avere seccature. Gli imprenditori non hanno tempo da perdere con quello che va a chiedergli l'assunzione, non funziona così. C'è stato pure chi è venuto e se n'è scappato. Tanto per fare un caso. I pochi che ci avevano provati sono proprio scappati. E allora, ma perché sta gente deve costringerci a vivere male? Io la seguo con molta passione e molto convincimento. Non so se mi avevo rubato la parola. No, 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 lascia padre, perdere. io non sono assolutamente propensa a delineare linee di demarcazione bianco-nero, perché non è possibile. È ovvio, non voglio sembrare banale e poco rispettosa dicendo che è ovvio. No, no, non E sta registrando tutto. No, 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 questo, no, 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 questo. no. Dico, attivarsi in senso positivo, per quanto si possa riuscire a fare il servizio, io lo do per scontato che non lo voglio sottolineare. Mi sento sofferente perché spesso, forse non è l'occasione giusta questa, però è un piccolo sfogo. Mi aiuta a superare le amarezze. Per me è molto facile, relativamente facile, prendere le distanze da atteggiamenti, da ambienti che non mi riconosco. Mi è molto difficile invece confessare, sopportare, accettare l'arroganza dell'atteggiamento mafioso che io incontro nelle istituzioni. Io Lei è una forma di mafia. sì, ho capito, che io incontro negli uffici, che io incontro nelle ASL, che io Ma quella incontro, è una. osservo, che ho subito con un'arroganza.